Dalle colline del Chianti Classico si trova Borgo San Felice, un posto magico, tutto da scoprire, un'oasi di pace e tranquillità dove la storia si mostra in tutta la sua bellezza. Ci troviamo nel cuore della Toscana. Borgo San Felice è un borgo di origine medievale, ma è anche un hotel diffuso e nei prossimi giorni avremo modo di scoprirlo meglio e andare proprio alla scoperta di tutte le sue caratteristiche e di quelli che sono i suoi punti di forza. Se non si fosse già capito, è un posto meraviglioso. Borgo San Felice vive di uno spirito senza tempo, evidente in tutti gli scorci. La piazza centrale, le ville medievali, le logge e i cortili, il tutto affacciato sui vigneti che lo circondano. Borgo San Felice è una bellissima realtà, molto sfaccettata, la stiamo scoprendo pian piano in tutte le sue caratteristiche e in tutte le sue sfumature. Ci sono due ristoranti, il Poggio Rosso, che è ristorante stellato, e abbiamo anche l'osteria invece per un approccio più tipico e più casereccio. È un hotel diffuso, quindi ci sono molte camere dislocate nei vari spazi del borgo. Il mio primo approccio quando sono arrivata è stato quello di avere la sensazione di trovarmi in un borgo magico, un borgo incantato. Guardate che meraviglia! Room tour, benvenuti nella nostra stanza, la numero 103. Mi piace molto come hanno pensato e decorato questa stanza, i colori sono molto belli, ma si respira anche il classico stile toscano, quindi è bello stare in una realtà comunque autentica che rispecchia il luogo in cui ci troviamo. Questo è il piccolo salottino ed eccoci alla grande camera da letto, anche qua ci sono questi toni molto belli che richiamano anche l'ambiente circostante. Io sono molto felice del fatto di avere all'interno della camera da letto una cabina armadio. Una cabina radio molto spaziosa, con tutto quello che serve, l'ho già colonizzata, me ne sono già impadronita. Anche il bagno è super bello, ve lo faccio vedere, ed è anche molto grande. Ci sono gli ambienti ben distinti, anche questo è in stile toscano, cioè tutto quello che serve. Apprezzo particolarmente l'angolo di personal care, quindi quelle cose per struccarsi, che sono sempre molto importanti. E voilà! Doccia e vasca. Che meraviglia, davvero molto molto bello. Non trascurabile naturalmente la vista che si gode dalla nostra stanza, vista sulla piazzetta centrale di Borgo San Felice. La spa è calda e accogliente, frutto di una sapiente ristrutturazione dell'area una volta occupata dal frantoio, la cui storia resta visibile nei soffitti a volta e nelle grandi finestre. A primo impatto super bello, la struttura è veramente molto suggestiva, quindi è rilassante già soltanto ad entrarci. Adesso faccio il trattamento, ma sono sicura che tornerò rilassatissima e rigenerata. Allora, quest'area è completamente tutta nuova. L'abbiamo rivisitata nel 2018. Abbiamo mantenuto le arcate originali del 1800, quindi è rimasto tutto come era allora. Ovviamente all'interno del frantoio veniva fatto l'olio, quindi è questa la storia bellissima del frantoio, sì. Tra i servizi ci sono sauna, doccia emozionale, aromaterapia, percorso Kneipp e la possibilità di trattamenti personalizzati e massaggi. Dopo il trattamento alla spa mi sono completamente rigenerata e rilassata, invece questa sera siamo pronti per provare uno dei ristoranti dell'hotel, il Poggio Rosso, ristorante tra l'altro stellato, stella Michelin, quindi si preannuncia una serata molto molto interessante. Il ristorante stellato della struttura ci dà il benvenuto con un'atmosfera raffinata e romantica. La cucina rispecchia il territorio, reinterpretando i sapori tipici della tradizione toscana, che vengono accostati in modo sorprendente e delizioso. Abbiamo chiacchierato con l'executive chef Juan Camilo Quintero, che ci ha raccontato qualcosa di più. Quello che vedi nei piatti è proprio quello, la storia di una persona, in questo caso Juan Quintero, che è nato in Colombia, in Sud America, con una parte di famiglia negli Stati Uniti americani, e quindi ho frequentato tanto Sud America e la città di New York dove abita mia madre, che però 10 anni fa scopre l'Italia, e quindi io vengo a studiare all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in Piemonte. Il tempo vola e tra un'esperienza e l'altra all'università poi sono andato a lavorare da Massimo Bottura all'Osteria Francescana di Modena,
ho fatto un'esperienza in Belgio, una in Spagna, e mi capita un'occasione di venire qua in Toscana, nel Chianti, in un altro posto, e tutto ciò per dirti che la somma di queste esperienze, lo sguardo straniero, e la Toscana, che è un posto bellissimo sia a livello paesaggistico che di tradizioni gastronomiche, poi va a creare un'idea che cerco di trasmettere in ogni piatto, in ogni ricetta. Tre giorni prima che uscisse la guida mi hanno fissato un colloquio per parlare di tutt'altro tranne di quello, e poi alla fine, quando stavamo per chiudere la telefonata, una voce mia, che era dalla direzione della guida, mi ha detto che il ristorante aveva preso la stella. Quindi noi, la nostra idea di cucina è, come dici te, è un'esperienza gastronomica che coinvolge più sensi. Quindi all'inizio te hai un benvenuto, dove ci piace che i camerieri, le persone di sala, abbiano un ruolo in più rispetto a semplicemente portare dei piatti. Quindi te vedi sempre che ci sono delle preparazioni, delle finiture in sala. Ad esempio abbiamo questa finocchiona, che è un salame tipico del Chianti, il nome è perché ci mettono i semi o i fiori del finocchietto. Io ho fatto la mia ricetta con il macellaio e ci abbiamo messo anche l'arancia e lo zenzero, quindi in sala come stuzzichino ti fanno una tartellette di zenzero e finocchiona, che viene presa dal salame fresco, dal vivo, e finito in sala. Cuociamo i gamberi bianchi pescati, e mi arrivano tutti i giorni, quindi te, il pescatore, alle 5, mentre noi eravamo ancora a letto, è andato a pescare. Caricati su un furgone arrivano i gamberi bianchi da Porto Santo Stefano, un'ora e mezza di qua. Noi in una piastra caldissima di sale rosa dell'Himalaya, lì cuociamo leggermente in uno spiedino, che poi va messo in un gaspaccio di, in questo caso, ciliegie, perché abbiamo un albero e le ciliegie in questo momento sono tante. Abbiamo appena finito la nostra cena stellata, è stata una super esperienza, rilassante, un bellissimo percorso gastronomico attraverso sapori, ma soprattutto colori, perché poi in realtà questo tipo di cene sono delle esperienze, quindi consiglio a tutti, se ne avete la possibilità, di provarlo. È un'esperienza culturale, è veramente un momento magico. È stato proprio bello. Orto Felice è un progetto molto bello, portato avanti da Fondazione Umanamente Alliance. In questo orto vengono impiegati dei ragazzi con disabilità a cui viene insegnato un lavoro, ed è una cosa molto bella perché, appunto, a parte il lavorare la terra, ma è anche un modo per integrarli all'interno di un contesto lavorativo. Borgo come albergo dal 92, Relais Château associato. Relais Château nel 2014, in occasione del 60° anniversario della fondazione, firma a Parigi all'UNESCO un manifesto di impegno. Questo impegno era dedicato alle persone, quindi l'essere umano al centro di tutto, ma soprattutto un impegno nei confronti di madre natura. Tutte quelle attività che rendessero un mondo equilibrato, più umano, ma al tempo stesso più sostenibile. Poi l'arrivo del progetto dell'Orto Felice nel 2012, dove lì hai inizialmente un progetto stupendo, perché è un progetto di inclusione, quindi si parla le persone al centro del progetto. Poi nell'evoluzione piano piano che ha avuto si è coinvolto anche la creazione, la coltivazione, con la crescita anche professionale dei ragazzi coinvolti, ha iniziato a produrre delle materie prime che vengono utilizzate all'interno delle cucine. Tant'è che oggi si è arrivato al fatto della commistione tra lo chef e i ragazzi dell'orto, dove lui fa le richieste dalle linee guida delle semine, con il limite splendido della stagionalità del prodotto. I prodotti che trovate all'interno dell'orto vengono poi utilizzati all'interno delle cucine di Borgo San Felice, quindi Osteria del Grigio e Poggio Rosso. Quindi neanche chilometro zero, centimetro zero. Quindi questo viene fatto ogni mattina? Praticamente sì. La raccolta. Sì, sì. Ci raccontava lo chef che infatti poi le erbe vengono messe proprio qualche mezz'oretta prima del servizio, sì, quindi sì, proprio super ora, last minute. Sì, sì.
gli si colgono un fatto a quest'ora e lui per pranzo le usa, quindi insomma, più sostenibile di così e, non è possibile. Orto Felice è sicuramente la realtà che più mi ha colpita, un importante progetto di sostenibilità ambientale ma soprattutto umana. Ho voluto cimentarmi anche io dando un piccolissimo contributo. Adesso assistiamo al trasporto dei prodotti che vengono portati da Orto Felice fino al ristorante, ovviamente con Gennaro. Questo posto è l'esempio che lusso e sostenibilità possono convivere insieme ad una grande attenzione all'ambiente e al rispetto della terra in cui ci troviamo. Quindi è stato super rilassante, ma anche istruttivo.